gruppo, complimenti, complimenti alla Raimond, credo che bisogna fare i complimenti anche alla Junior Fasano perché è stata una finale di un valore tecnico altissimo. Ha sido una finale, la primera partida, molto bella con muchas alternativas en el resultado. Ellos en più, noi en più, últimos 5 minutos un gol en parello, para mí, para el espectador, el palacete full, los tifosi 100% de intensidad con el Raimond. Para mí, pues te, ojalá todas las jornadas y todos los partidos serían así. Senti, Zuppo, qual è stato a tuo avviso il momento decisivo della partita che ha vissuto, come dicevi tu, delle alternanze? Prima bene la Junior, poi siete rientrati, poi di nuovo la Junior ha avuto un margine di vantaggio, sembrava che poi la partita fosse nelle vostre mani e ancora parità fino all'ultimo guizzo. Fasano tutti i partiti face más de 30 gol. Noi dovremmo fare más de 30 gol se queremos vincere. Abbiamo fatto 34, loro 32. Fasano con Verano ha fatto più di 30 gol, ha vinto e ha parellato. Ha avuto molte alternative. Io penso che i 5 ultimi minuti noi abbiamo stato molto seri in difesa, abbiamo recuperato la pala, abbiamo fatto il contrapiedi, abbiamo prendido una ventaja de 2 goles, pero en relaciones de toda la partida ha habido molta paridad, molta paridad. Giovedì a Fasano vi attende un'autentica battaglia. Fasano in casa è una squadra che dà ancora il 110%. Seguro, molto difficile, però questo è una finale e questo è pa' uomos. Noi teniamo che arrivare a Fasano come guerreros e sabendo che Fasano tiene un plus di aggressività, di intensità con sus tifosi, una pista molto difficile da vencere, però hay que jugar. Se perdiamo il giovedì teniamo sabato un'altra opportunità. Si sapeva che la partita doveva essere equilibrata, così è stato, due squadre che si equivalgono, hanno lottato su ogni palla. Qualche episodio ci ha penalizzati, però fa nulla. Ora abbiamo già la testa a gara 2, dove verranno a casa nostra, sarà tutta un'altra storia. Ecco, c'è stato un momento in cui avevate ripreso la partita tra le mani, dopo un break anche importante della Raimond Sassari, e il trend sembrava ormai dalla parte della Junior. Poi? Ma ti ripeto, sono stati episodi favorevoli a loro in un certo momento, poi li abbiamo recuperati, ma le finali sono così. Mi aspetto una grande prova dei ragazzi giovedì e cercheremo di portare in pareggio la finale. Ecco, straordinaria cornice di pubblico, insomma, credo che sia stata da questo punto di vista una finale di straordinario valore. Sì, lo sarà di più giovedì a Fasano, sicuramente, quindi è giusto così qui, sarà giusto a Fasano. Noi non aspettiamo altro che rigiocare giovedì.